Abbiamo il dossier che il disertore ti ha consegnato nel MACV. Abbiamo identificato i luoghi di Libragovic, Kravchenko, Clark, Steiner. Sai chi sono? Le menti dietro il progetto Nova. Nova 6. Reznov la chiamava Nova 6. Dragovic. E cosa sai del dottor Clark? Clark era l'ingegnere chimico che ha creato la formula della Nova 6. Un perverso narcisista. Un genio del male. Il tuo contatto Jason Hanson era stato inviato a Kowloon per interrogare Clark. Te lo ricordi? Che me lo chiedi a fare? Visto che sai già tutto. No, Mason. Non sappiamo cosa significano i numeri. E nemmeno da dove li trasmettono. E allora chiedilo, Hudson. Kowloon era la sua missione. L'ha interrogato lui, Clark. Non lo capite, imbecilli? Se pensate di spaventarmi con la violenza, come vuole il vostro governo, ovviamente non conoscete affatto Dragovic. Non ho nulla da guadagnare. Allora pensa che cosa hai da perdere. Abbiamo tutto il giorno e tutte le finestre che vogliamo. Oppure puoi darci quello che vogliamo e noi in cambio ti proteggiamo. Io sono già morto. Mi hanno dato la caccia ai quattro capi del mondo. Se mi avete trovato, lo faranno anche loro. Sanno quello che sapete voi. Probabilmente stanno già arrivando. Perché? Dragovic, non lascia le cose in sospeso. Non gli ha nemmeno mai parlato direttamente. Mi rivolgevo a Steiner, il tedesco. Di che cosa ti occupavi? Mi hanno assunto per stabilizzare alcune sostanze volatili. Che tipo di sostanze? Nova 6. Li avete portati da me! Tieni giù la testa! I contenitori si sono rotti! Visto che sei così paranoico, qual è la via di fuga? C'è una botola sul soffitto! Di qua! Su, muovetevi! Presto! Avete inalato il gas? Non credo. Siete fortunati. L'esposizione diretta è letale. Fastlas in arrivo! La finestra destra! A destra! Sul tetto! Short! Gettini! Raggiungiamo la torre di fronte! Come? Saltiamo! Stai scherzando? Fudomi! Ciao, Fuduna! Raggimi! Ecco! Aiutatemi a spostarlo! Prendete quello che vi serve! Saranno qui da un momento all'altro! Sai molte cose per essere morto. Anche se ho accettato il mio destino, non ho alcuna fretta di seguirne il corso! Come ti pare, inglese? Ok, seguitemi! Entrano alle finestre! Da che parte? A sinistra! Sicuro di sapere dove vai? Pensavi che non fossi preparato? Va via di lì! Fudo lì! È stato visito, chiaro! Aspetta qui! Domanda per di sotto, presto! Stato abbattuto! Attenzione, piano 2! Occhio alla finestra lassù! Altri due stronzi di sotto. Nessun problema, sono miei. Presto! Dragovic ce la mette tutta per chiuderti il becco. Che cosa ci nascondi? Ve l'ho detto, è la Nova 6. Dov'è la loro base?
In Vietnam, nel Laos, in Cambogia. La sua base è a Yamantau, sul Durale. Lì troverete Steiner, mentre ultima i preparativi del progetto nuovo. Che altro? Voci, pettegolezzi, dimmi tutto. Steiner ha parlato di certi numeri con Dragovic. Che tipo di numeri? Il tipo importante per il loro piano. Nemico in basso a ore 12! Merda! Hanno mandato una squadra a rubare quel che rimane della mia ricerca. Beh, grazie mille, Dragovic. Quale polizia me le faccio da solo? Ha! Come state le munizioni? C'è ancora di strada. Di qua! Il balcone a sinistra! Volani! Seguite il corridoio fino in fondo! Sul prossimo balcone! Torniamo fuori! Il balcone a destra! Chiamo il tuo, Spazzanasi in arrivo! Copritemi le spalle! Devo sbloccare la porta! Copritemi! Riapro la porta! 5, 11, 19, 35... Ah, ma certo! Il 7 è fortunato! Dai, ancora uno sforzo! Fidatemi! Sto scivolando! Ti copro io! Clark, che significano i numeri? I numeri... Sono la chiave per te! Va a spugno! Io vicio, vedi là! Un bim! Un bim! Bogazzani! Cazzo! Andiamo! Dogboat, qui Red Eye! Estrazione immediata al livello della strada! Torre 4, lato sud! Ricevuto, Red Eye, arriviamo! Quaggiù ci sono stati i fuochi d'artificio, avete recuperato il pacco! Negativo! È morto! Red Eye, chiudo! Andiamo, Hudson! Possiamo scendere! Di qua! Clark ha identificato uno scienziato nazista che lavora per Dragovic. Si chiama Steiner. Andiamo al monte Yamantau, in Russia. Sappiamo che Jason Hudson ti ha parlato delle informazioni ottenute dal dottor Clark a Kowloon. Un abominio. Hudson diceva che Clark era pazzo, paranoico, fissato coi... Clark ha creato la Nova 6. Una neurotossina che può distruggere il corpo umano in pochi secondi. Dice di Dragovic, Kravchenko, stava in Vietnam, sulla popolazione, su di noi, su se stesso. Non gli importava. La forcuta. È lì che Reznov me l'ha detto. Cosa ti ha detto? Mason, ascoltami. È successo tanto tempo fa, lontano. Dragovic, Steiner, Kravchenko, devono morire tutti. Ma mi ha detto quello che hanno fatto. Che razza di persone sono? Perché devono morire tutti?
Mio padre era un musicista di Stalingrado. Durante l'occupazione tedesca, il suo violino riempiva l'aria con una musica magnifica. Korsakov, Stasov, tutti i nostri migliori compositori. Per i miei compatrioti simboleggiava la speranza. Per i tedeschi, la sconfitta. Ancora oggi, quella musica mi tormenta. I nazisti gli tagliarono la gola mentre dormiva. Collaborare con uno di loro significava tradire la madre Russia. Per Dragovich e Kravchenko, questo non era un problema. Loro pensavano solo a portare avanti i loro piani e i loro interessi. È tutto pronto, stanno aspettando. Victor, è ora. Sì, Dimitri. Dobbiamo dare la caccia agli ultimi rimasugli del Reich nazista. Nevsky, preparati. Ce ne andiamo. Insieme ai miei uomini ho combattuto al fronte orientale. Gli inverni erano rigidi, ma ormai eravamo abituati al freddo. Eppure, ancora oggi mi si gela il sangue quando ripenso agli eventi di quel giorno, lontano. Ah! L'eroe di Berlino ci onora della sua presenza. Non sei stanco di combattere, Reznov? Finché esisteranno nemici della madre Russia, non mi tirerò indietro. Basta con la vostra stupida rivalità, Kravchenko. Il capitano Reznov eseguirà gli ordini. Siamo qui per un solo tedesco. E quest'uomo è il dottor Friedrich Steiner. Il dottor Steiner si è offerto di collaborare per la nostra causa. Deve arrivare incolume. Disobbedite a quest'ordine e sarete fucilati. Che è successo a Stalingrado, tra te e Dragovich? Quando ebbe inizio l'occupazione tedesca, lui e Kravchenko abbandonarono me e i miei uomini in disperata inferiorità numerica. Ci promisero dei rinforzi. Invece, non arrivarono mai. Dragovich e Kravchenko sono degli opportunisti, dei manipolatori. Non puoi fidarti di loro, Dmitri. Dmitri Petrenko era uno degli uomini più coraggiosi che abbia mai conosciuto. Ha combattuto al mio fianco durante l'assedio di Stalingrado e la caduta di Berlino. Per assicurarci la vittoria, è stato ferito così tante volte che in patria avrebbero dovuto accoglierlo come un eroe. Ma Stalin non aveva bisogno di eroi. Deve arrivare incolume! Steiner ci serve vivo! Ora muovetevi, tutti e due! Andiamo! È bello combattere di nuovo al tuo fianco. Sì, amico mio. Fino alla vittoria finale. Setacciate il campo. Risparmiate solamente Steiner. Ora! Dobbiamo avvicinarci a Steiner. Sarà nel posto preferito dei vigliacchi. Il più lontano possibile dall'azione. Dopo questa missione, credi che torneremo a casa? Lo spero, Dimitri! Lo spero! Friedrich Steiner. Non puntarmi addosso quell'arma, bastardo di un russo! Ora mi porterai da Dragovich. Guardando il tedesco negli occhi, vedi ancora tutto il male del Reich nazista. In quel momento,
Ogni fibra del mio corpo mi urlava di porre fine alla sua miserabile vita. Ma ero solo un soldato. Obbedivo ancora agli ordini. Reznov, porta i tuoi uomini! Cosa c'è qui di così importante? Il generale Dragovich insegue la gloria personale! Crede che in questo avamposto ci sia qualcosa di grande valore per la madre patria! Dragovich e Steiner parlano come due vecchi amici. Non mi piace, Reznov. Vediamoci! Neanche alcuni a me. Tedeschi preferirebbero vederla distrutta. Mi aveva detto che non ci sarebbero stati problemi. Non controllo le azioni delle SS, generale Dragovich. Hanno giurato di difendere il Reich fino alla morte. Nobile, ma inutile. Kravchenko, finisce il lavoro. Reznov, tu e i tuoi uomini andrete avanti. Sì, signore! Petrenko, Nevsky, Velo, Vikarev! Ce ne andiamo! Steiner, mi parli ancora dei suoi rapporti con il progetto Giftiger? Nel 1943 il Führer capì che non poteva respingere gli alleati ancora a lungo. Così iniziammo a cercare soluzioni meno convenzionali. Per tutta la guerra mi sono occupato della ricerca sulle armi chimiche. È stato un lavoro meticoloso e frustrante. Comunque, alla fine sviluppammo un'arma più efficace di quanto avessimo osato immaginare. La stessa che ora è a bordo di questa nave. La Nova 6. Per quanto la sua Nova 6 fosse efficace, doveva trovare il modo di rilasciarla. Razzi V2 a lungo raggio, lanciati da questo avamposto. I bersagli erano i centri di potere e di comando. Prima Washington DC e poi Mosca. Ambizione lodevole, Steiner. Ma non facemmo in tempo. I britannici ci stavano addosso e bombardarono la nave. Intrappolati nel ghiaccio, tentammo di salvare il salvabile, ma era troppo tardi. La Germania si era arresa e la bandiera russa sventolava su Berlino. In caso di attacco, le SS dovevano distruggere la nave. Evidentemente hanno fallito. Gli esplosivi non sono mai stati innescati. Esattamente. Reznov, apri la porta. Avevamo trovato quello che stavamo cercando. La Nova 6. L'arma tedesca di distruzione di massa ora apparteneva alla madre Russia. O almeno così sembrava. Non festeggiammo a lungo. Dragovich voleva sperimentare gli effetti del veleno. Così si sarebbe tolto anche una spina dal fianco. Da molto tempo diffidavo di loro. Sapevo che razza di persone erano. Avrei dovuto prevedere il loro tradimento. Petrenko era un eroe e meritava una morte da eroe. Invece di dare la vita per la patria, morì inutilmente. Come un animale. Sarebbe dovuto morire a Berlino. Guardavo morire il mio migliore amico ed ero pronto a seguirlo, ma il fato ci mise di nuovo lo zampino. Ovviamente Dragovich, Kravchenko e Steiner fuggirono come topi, lasciandomi da solo ad affrontare i britannici
per i quali ero solo. Comando britannici, attaccano le nostre posizioni! Non importava che fosse stato colpito. Comunque, l'attacco mi aveva dato una speranza di fuga. Forza! Dobbiamo combattere! Medico! Innesco gli esplosivi! Spediremo la nave dritta all'inferno. Nessuna delle due fazioni deve impossessarsi di un'arma così terribile. L'hanno colpito! Lo vedo! Presto! Dobbiamo abbandonare la nave! Il portello è bloccato! Lo vedo! Giù per la corda, presto! Vai, Reznov! Vai! Avevo distrutto il carico di Nova 6, impedendo che finisse in mano ai britannici. Ma ero stato un pazzo a pensare di aver sventato la minaccia. Solo dopo essere stato arrestato e spedito a Vorkuta, ho compreso le vere intenzioni di Dragovic. Morirà pur di non rinunciare alla Nova 6. Mason, ascoltami. Il tempo stringe, amico mio. Sei sicuro che i tuoi capi la distruggeranno? O pensi che vogliano usarla? La bandiera è un'altra, ma i metodi sono gli stessi. Ti useranno come hanno usato me. Devi decidere. Scegli per che cosa vale la pena combattere. Dragovic, Kravchenko, Steiner. Quegli uomini devono morire.